Tra l'altro mi ha scritto la mia commercialista ieri. Bene, perché ogni volta che sento la commercialista è sempre da piangere, tra l'altro, quindi... I don't care what anybody says. Sorry, mom, I'm getting a motorcycle. That thing is sick. Non ho capito un cazzo, ripetiamo. Non mi interessa quello che dicono tutti. Sorry, mom, scusa, mamma, mi faccio la moto, è fighissima. Non ti fai la moto. Perché? Perché ho un amico che ci è caduto ed ora è cieco e ha solo un braccio. Ah, sì, la cam, scusa, mi hai ragione, aspetta. And now he's blind and only has one arm. For real? Yeah. Well, no wonder he fell off the motorcycle. Che testa di cazzo! Oh, comunque, non per dire, ma c'è stato un solo periodo nella mia vita in cui ho pensato di prendere una moto, ma neanche ho compiuto l'azione. Cioè, ho pensato di prendere una moto, come l'ho detto a mia madre, mi ha cominciato a fare l'elenco di tutti gli incidenti, le cose. La moto è pericolosa! Dico, va bene, mamma! Vado su cose che hanno da 6 ruote in su, va bene? Ok? Blindate! No, raga, io ve lo dico, dopo questo video mi sono elevato. Non ho più bisogno di niente, so che mi basta soltanto una moto. No, no, 6 ruote, deve avere da 6 ruote in su. Oggi, ragazzi, daremo un'occhiata di video che fanno riflettere, ma fanno anche riflettere. Lo so, oggi è un video un po' a caso, va bene, sono cose... non so se sono... Sono cose, ok? Se gli umani si comportassero come gatti... Tu e i tuoi amici sotto effetti di droga che vi divertite a rave party. Basta, no, ragazzi, effettivamente questo video fa riflettere. Se gli umani si comportassero come gatti, farebbero versi durante la notte, si rincorrerebbero, magari imparerebbero finalmente a scalare muri verticali, non lo so. L'unica cosa della quale sono sicuro è che se un gatto ha mai visto... Io volevo comprarmi la macchinetta, ma i miei non me la comprano perché dicono che sia pericolosa e hanno detto che se devo andare da qualche parte la mi accompagnavano sempre loro. Niente, ora ogni volta prendo la bussola metro per andare da qualche parte. Ah, intendi la caffettiera? No, lascia perdere la caffettiera, perché effettivamente è una merda a livello di sicurezza, fa schifo, lascia perdere. Tutto questo video sicuramente si è dissociato, mamma mia. Io sapete che non so neanche dirvi se è cringe o effettivamente se mi è piaciuto. Sempre tornando al punto di vista che a me il cringe piace, quindi non lo so. Dire, dipende dal cringe. A persone a caso. Poopity scoop. Poopity scoop. Scoop di goop. Il modo nel quale gli ha fatto... Sì. Gli ha fatto una super cazzo. Effettivamente erano entrambi d'accordo sulla cosa che ha detto. Giusto, giusto così, lo penso anch'io, eh. Ci sarebbe da provare anche questa cosa con canzoni italiane. L'unica che mi viene in questo momento è tipo Alfabeto di Young Signorino, una roba del genere. If you're the oldest sibling, there's no way that you're the fair one. Because if your parents loved you, then why did they keep having kids? Weren't you enough? Vabbè, non è... Vabbè, dipende. So find out this way. Vabbè, ma dipende. Cioè, non è una regola. Però è carino. Ci sta come discorso. Io in realtà, quando mia mamma ha partorito mia sorella, io avevo tipo 10 anni, più o meno, 10-11 anni, e mia mamma mi diceva, ma Andrea, mi raccomando, tranquillo, vi vorrò bene uguale. Non vorrò più bene a uno o all'altro, vi vorrò bene alla stessa maniera. E io a mia mamma gli rispondevo, ma non me ne può sbattere di meno. Gli rispondevo, guarda mamma, sinceramente, non me ne frega un cazzo. No, non proprio così, però io l'ho buttata così, ho detto, mamma, guarda, me ne può fregare di meno, sinceramente, vuoi bene a chi ti pare. Oh, ok, questa qui mi ha un pochetto preso così allo sprovvisto. Sì, mia sorella è del 98, ma ci credi che vengo da una famiglia stranissima? Siamo tutti con l'otto. È incredibile, mio nonno è del 38, mio padre è del 58, mio zio è del 68, io dell'88 e mia sorella del 98. Siamo tutti con l'otto, non so come sia possibile. E il 90% di noi sono tutti cancro.
Non so che cazzo. Vi posso dire però che questa persona sta sputando fatti ora che ci penso. No, ok, allora io mi rifiuto. Innanzitutto partiamo dal presupposto che ho chiesto io stesso un fratello, ok? Quindi anche se sono... Sì, in realtà anche io ho chiesto a mia mamma una sorella, è vero. Anch'io ho chiesto a mia mamma una sorella. Gli avevo chiesto se mi forniva una sorellina. Il primogenito è stato tutto quanto pianificato, va bene? Non mi rompete le palle. Però no, sono serio, a vederla da questa prospettiva, madonna. Una due domande se le fa. No! Che poi quando mia mamma era incinta... quando mia mamma era incinta, io una volta gli ho detto: mamma, apri un attimo la bocca, lei così. E io facevo: tutto bene là dentro! Cioè, stai comoda lì dentro! Vabbè, ero un coglione, sì da bambino io ero un coglione, quindi voglio dire. Però mia mamma penso abbia sofferto di più, cioè, quando è stata rimasta incinta è diventata molto più grande con me che con mia sorella, perché quando mia mamma era incinta di me era arrivata a pesare una cosa come 110 kg, una cosa simile, quindi... Non è che poi non è che sono uscito proprio piccolo io subito. Io e mia madre abbiamo 20 anni di differenza e ogni volta che usciamo è un disagio perché tutti pensano che sia o il suo ragazzo o suo fratello, visto che io ho 16 anni. E poi io, mio io fratello mamma 22. Ha 12 anni di differenza come me e mia nonna ha 60 anni. Tutti giovani, anche io, mia mamma ha 22 anni in più di me. Oh, io diciamo che sono il bambino intermedio e neanche mi cagano. Beh, vedete, secondo me è quello intermedio che è peggio. Senza offesa per i figli intermedi, però pensateci. Hanno provato a migliorare il primo figlio, ma il secondo è uscito pure peggio. Mamma mia. Sto scherzando, ovviamente, ragazzi, non vi deprimete. Però è bellissimo, era carino, perché quando mia mamma era incinta, io vedevo la manina che usciva dalla pancia, era bellino. Come capire se il tuo gatto sta cercando di ucciderti? Voglio questo libro. Non lo so. Inquietante. Secondo voi, ragazzi? A me sembra tutto quanto a posto, sinceramente. Le altre persone con le cialde. Io? Oh wow. Ma dai, che spreco. 10 seconds after recording that TikTok. When the cameras aren't rolling, when it's just you alone surrounded by syrup. Vabbè, ma non narrarla così. And who cleans all that? Is it you? You wipe the countertop, scrub it hard. Sì, vabbè, ma non devi narrarlo così, però, scusami. On the floor, you get on your hands and knees on all fours and wipe endlessly. Bow down like you're worshiping some god. Vabbè, ok, cos'è? Però vi posso dire una cosa, l'ho sempre pensato anch'io. Cioè, che cavolo fanno una volta che hanno registrato sto TikTok di 5-10 secondi così? Cioè, vi immaginate, infatti, 2 ore di lavoro, la vostra cucina che rimarrà per sempre appiccicosa, tutto il bordello che avete fatto, tutte le cose che avete sprecato per pulire tutto, e magari anche il video non è andato troppo bene. Però allo stesso tempo penso, almeno sta persona ha pubblicato qualcosa. Io che faccio l'influencer, manco quello faccio su Instagram, manco TikTok ho praticamente. No, non ti perdi niente. POV, sono Bruce Wayne e ho appena visto il bat segnale. Ma posso dire che effettivamente è verissimo. Come fa a fare in tempo? Si farà aiutare da Alfred, per forza. Oddio, io già me lo immagino Batman che si sta preparando con lo specchietto da superstar. Ma in realtà, secondo i videogiochi, Alfred che li lancia con il Batwing, li lancia la tuta. Non so se avete presente. Prima di andare a picchiare... No, la vera domanda è come fa a indossarla in un secondo? Questo è il problema. Cioè, quando lui arriva davanti alla tuta, c'è una transizione che un secondo dopo ce l'ha addosso. Come cazzo ha fatto? Cioè, lui se la mette in un istante la tuta. Qualcuno che ha trovato 50 centesimi. Capisco se fosse tipo la tuta di Iron Man, ma la tuta di Iron Man è meccanica, gli si apre addosso. E quello ok, ma Batman non ha una tuta meccanica. È una tuta e basta. Cioè, perché non si vede Batman che prende la tuta e fa... Ah, 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 ah. Poi mette il casco. Oh, perché non si vede? Per terra, perché tecnicamente è un crimine, ragazzi. Non so se lo sapevate, però trovare i soldi per terra e raccoglierli e tenerseli è un crimine. Quindi se non volete essere... Siamo tutti criminali. ...picchiati da Batman, quando trovate dei soldi, dateli a me, grazie. No, Andre, per dirti, a casa mia sorella può fare il cazzo che le pare e tutto le è dovuto.
Invece io non posso fare un cazzo. Alcune volte non mi fanno nemmeno uscire di casa anche se non ho quanti fatto anni nulla. Hai? Quanti anni ha lei? Dipende. Alcune volte se ne escono con dei regali bellissimi per le poi. Per me, un paio di calzini o una felpa del mercato sotto casa. Per la promozione di terza media mi hanno preso il Mac. Vabbè, la mia sorella invece un telefono nuovo. Vabbè, il Mac tanta robina, il Mac tanta robina, voglio dire, dai, lì è stato equissimo, grazie per il giro. Ciao Andrea, a proposito di età di differenza con le mamme, io faccio gli anni nello stesso giorno della mamma della mia ragazza e ci portiamo 30 anni di differenza. Pensa alla mia ragazza che deve festeggiare i miei 30 e i 60 della mamma. Beh, se ti può consolare, Padatino, i genitori della mia ragazza si sono sposati il 14 ottobre e io e la mia ragazza ci siamo messi insieme il 14 ottobre. Quindi, casualità... Grazie per il cheer. Ma scusa, bisogna avere 21 anni per bene e solo 8 per evocare il demonio. Vedete? Io ve l'ho detto che è un giocattolo di merda. Io ve l'ho detto che questo, la tavola Ouija, è un giocattolo. No. Regà, il demonio approva questo elemento. Ma perché almeno qua in Italia non tocca essere 21 anni, ma ne basta avere 18. L'ho detto, la tavola Ouija, quelli che pensano oh, la usiamo per evocare, è un giocattolo di merda. Anzi, in Germania, madonna, che è 14. Forse non è 14, però viene generalmente accettato come 14. Quindi abbiamo già diminuito di qualcosa tipo, quanti? 7 anni. Però effettivamente, se ci pensate, oh, sul serio, 8 anni per chiamare il demonio. Basta, regà, da oggi voglio un cambiamento. Non è prova a fare. Parla, ma uno non ce l'ho, due non funziona, raga, non esiste questa roba possibile. Qui. Cioè, io ve lo dico, sono veramente indignato per questa cosa, sul serio, accettiamo l'alcol dagli 8 anni in su. Ma ci sta, guarda che nelle campagne bolognesi c'erano i vecchietti, se vai, ancora adesso mi sa che lo fanno, nelle campagne bolognesi i vecchietti intingevano il ciuccio nel vino bianco e lo davano al bambino. Merda, c'erano certi bambini nella culla con le guance rosse così... in cassa dura, ubriachi. Lo facevano, i vecchietti tingevano il ciuccio del vino bianco da bambini ai bambini. Non ti tutti sbronzi. Rendiamo le cose eque, grazie. Vabbè, non sarà solo a Bologna, io dico a Bologna perché lì l'ho visto. Quando realizzi che i tuoi antidepressivi sono della stessa grandezza degli M&M's. Oh mio Dio, ma sapete che è effettivamente questa cosa semi-geniale? È un piccolo momento di felicità durante la giornata. Vedete, questi sono gli esempi di creatività che personalmente apprezzo molto. Ha trasformato una cosa deprimente in divertente. Anche se in questo caso non so se le pillole per la depressione possono essere calcolate come deprimenti. Forse il contrario. Vi posso dire che personalmente a me piace un botto sta cosa. Sono al centro commerciale e stanno tutti tramando qualcosa di malefico. Questa... Tutti... Lili, grazie per gli 8. Metto la fermata e patatino. Era vecchia, eh. Questa ammetto che era vecchia. Però vi posso dire che effettivamente sembra che qualcosa stanno facendo. Mi sembra tipo le mosche. Non so se avete presente, anche le mosche fanno così. Cosa stanno pianificando pure quelle? Vedete, io ve lo sto dicendo ai tempi del Covid, ma in realtà anche adesso, perché anche adesso si continua a pulire le mani col coso, col disinfettante. Ci stava qualcosa dietro, io ne sono sicuro. Vedete, questi erano tutti i piani dei poteri forti che volevano che ci pulissimo le mani. E hanno fatto bene, dai. Quando noti il borseggiatore che ti stava seguendo a Barcellona. Ok. Eri nato in Sicilia. In Italia, regà, non ci si batte, mi dispiace. Poi che cosa fai? Beh, dipende. Gli dareste una possibilità al borseggiatore in questo caso? È tipo per vedere un pochetto com'è che si fa internazionalmente. Che poi, regà, quanto è ironica questa cosa che sta persona ha scritto: una volta mi sono trovato letteralmente una mano all'interno della mia tasca.
Sapete che mi è successa la stessa cosa? In pratica stavo tornando a casa da scuola, dato che prendevo il treno ai tempi, e mi sono ritrovato sto ragazzino, qualcosa tipo 12-13 anni ci avrà avuto, che mi ha messo le mani in tasca. Io tipo l'ho guardato ed ero seriamente confuso, perché tipo, what? E quello ha preso ed è scappato, e vi posso dire, è stata un'esperienza. Comunque è bello, nel dubbio... Comunque ragazzi, adesso questa non è una storia, ma è una storia che mi ha raccontato il padre di un mio amico. Mi ha detto che il padre di questo mio amico c'aveva un amico americano che era nero e amava tantissimo l'Italia. Allora questo amico americano, Bill, grazie, Bill, grazie mille, Valentino, per le 5 sub giftate, grazie mille. Allora, questo amico americano veniva dal Bronx e c'aveva tipo la collanona, quella d'oro, al collo. E dove è andato in giro per l'Italia. Allora c'è il padre di questo mio amico che gli ha detto, guarda, io ti sconsiglio di andare in giro con questa collanona d'oro, perché può essere che nella metro in qualche città italiana te la fottono, voglio dire. E lui faceva tutto il figo, faceva, ma io vengo dal Bronx, lì abbiamo i criminali che voi in Italia neanche vi immaginate. Cioè, la morale della favola, dopo 2 giorni che girava, gliel'han fottuta. Ha smesso subito di fare il tamarro, proprio immediatamente. Tutto convinto, io vengo dal Bronx, sì zio, ciao, va bene. State attenti ai ragazzini alle stazioni. Era convintissimo, capito? Tutto regola numero uno, mai mettervi alle spalle alle porte della metro. Voi non avete idea di quanti portafogli ho visto rubare prima che si chiudesse la porta della metro. In che città non mi ricordo, sinceramente. Ma in che città cambia poi poco in realtà, perché questa roba qui, che la fai a Milano, che la fai a Napoli, che la fai a Bologna, che la fai a Cagliari, secondo me in Italia cambia poco, te lo dico. Cioè, anzi, nelle grandi città cambia poi poco, Rainbow, grazie per il ciclo, è trovato barbare, palatino. Mamma mia. Gli sviluppatori dei videogiochi che fanno le animazioni dei personaggi maschili, ok? Animazioni normalissime. Quelle femminili. Allora, sì, è assolutamente verissimo, ve lo posso dire. Anch'io tutti i giorni divento un cavolo di fenicottero e sto su una gamba sola. Quella è cosa, è quella di Street Fighter, Yuri. Tempo, no? Sapete però qual è la cosa divertente? È che involontariamente la maggior parte di queste pose le ho riconosciute. Cioè, manco per dire che se le sia inventate. Questa è... mi sembra Laura di Street Fighter. Tentate, penso che siano effettivamente prese. Questa non mi ricordo. Tipo, alcune qua sono prese da Mortal Kombat e Tekken. Anche va bene. Street Fighter. Però tipo, questa qui non è tipo la posa di Ari di LOL. Magari non è identica perché lei è tipo una sferetta soltanto, però ci sta, dai. Un cane punto da un'ape contro... Ok. Sono bellissimi! Scusate, io non voglio essere cattivo, ma le facce dei cani punti dalle api sono bellissime! Che carino comunque. Io riderei d'ora e mezza se lo vedessi. Ma il gatto sembra Scar. Un gatto punto da una... Ma che c***o. Ma sembra Scar, guarda che mento. Pad. Oh mio Dio, ma stupendo. No regà, questa... Ma guarda, ma... Che Chad. Non me l'aspettavo, cioè guardate qua che mento. Questa foto qui è bellissima comunque, perché è pure fiero comunque questo gatto, Vedete, io l'ho detto che questi video fanno riflettere, ma fanno anche riflettere. Cioè guardate qui che bellezza che vi sto mostrando. Quindi se i gatti vengono punti dalle api diventano dei Chad. Have you ever heard a crackhead said... Hai mai sentito un drogato dire non ho abbastanza soldi per la droga? But they don't have enough money for crack? No. Come no, sì. They still go out and get it. Do the same with your dreams. Vabbè signorina, ma che cazzo di che cazzo di messaggio motivazionale è questo? Ma scusa. No, ok, dai, questa qui è bellissima. Allora, mi ha decisamente preso un po' alla sprovvista, Però è vero, ragazzi, parliamoci chiaro. E se anche i drogati riescono a drogarsi, per quale motivo voi non dovreste esaurire i vostri sogni? Tutte le emoticon... Io vi posso dire che queste qui sono il tipo di frasi motivazionali delle quali effettivamente ho bisogno. Ma guarda, cioè... Su di me non funzionano le frasi classiche. Io ho bisogno di qualcosa di un po' più creativo. Io però non sono dipendente dai miei sogni. Effettivamente. Quando hai più di 30 anni e ti avanzano dei soldi? Ok, controlla l'account bancario. $800. Why do I have so much money? What did I forget to pay? Oh no.
Oddio, vi posso dire che è la stessa cosa con mia madre, però è incredibile. Anche mia madre ogni volta che le avanzano dei soldi dice: no, non è possibile, abbiamo dimenticato di pagare qualcosa. E già ve lo dico, questa cosa capita molto raramente in ogni caso. Sì, vabbè, in Italia specialmente, anzi in Italia se ti dice di media, un lavoratore medio con uno stipendio medio, se ti trova con 100 euro in più dici c'è qualcosa che non quadra. Il commercialista... Guarda, mi ha chiamato ieri il commercialista, siccome ve l'ho già detto, le tasse da pagare che devo pagare sono 21.000 euro per 6 mesi, l'ho già detto. Mi ha chiamato e gli fa: vuol pagarli a rate o tutti in un'unica soluzione? Guardate, ho detto: li prenda tutti, cazzo che le dica, le faccio l'unica soluzione. Lei: ma davvero? Dico sì, sì dottoressa, li prenda, leviamoci sto dente e vaffanculo, così facciamo prima. Samu, grazie per i 5, è troppo normale, ma avanzano dei soldi, quindi effettivamente non posso che dire è giusto. Anzi, vi posso dire che io stesso ogni tanto... miliardario, sai, magari. Con questa situazione. Vabbè, che io nel mio caso spendo più che altro soldi per cose tipo videocamere, eccetera, inutilmente. Però, ehi, in un certo senso spero che la qualità dei video sia... Non lo fa nessuno di solito, non lo so, è che mi scoccia pagarli a rate, non so perché se li pago a rate ogni mese devo tenere a mente che mi levano via 2-3 mila euro e mi dà fastidio, l'idea che ogni mese mi levino 2-3 mila euro. Allora dico: senta, li prenda, leviamoci sto dente. Migliorata con il tempo, no raga? Come vi sembra l'audio? È bello? Ho cambiato il microfono da un po', sicuramente nessuno se ne è mai accorto, però vabbè, sti cavoli. Prova a non shakerare la testa. Livello esperto. No! Non con le canzoni non copyrightate! Madonna, sono delle banger! Oddio, questa qui l'ho usata anch'io! Chissà se c'è anche la mia! No, ho perso! Maledizione, ho subito perso! Ok, alla prossima, per forza! Ok, vediamo... Anche questa? Vai! Ce la possiamo fare. Che sono tutti, sono sempre quelli i suoni alla fine. Mamma mia, troppo forte. È impossibile! È impossibile da vincere questa challenge, mio Dio! Un nuovo studio ha scoperto che gli uomini con il pene più piccolo fanno più soldi. You know, I always wondered why Bill Gates called his company Microsoft. Effettivamente, poteva chiamarla Microsoft, l'ha chiamata Microsoft. Ci sarà qualcosa, qualcosa vorrà dire in effetti, se l'ha chiamata Microsoft invece che Microsoft. Mamma mia, questa battuta sono morto dentro. Vecchia come il mondo, però dai, carino, vedete, però dai. Adesso finalmente capisco perché sono così povero. Che cretino. Poi c'è: se non fosse stato registrato nessuno ci avrebbe creduto. Maxi Bon Classic. Ragazzi, Maxi Bon. Voi lo sapete, con la sub aumentate il qui e vi si allunga il cazzo. Col qui fate i soldi, avete anche il cazzo grande. Far la sub da me a tutto tondo è efficiente. Questo cane sta godendo. Ciao Andre, perché non hai pubblicato le reaction a Rhetorix oggi? Lobby. Vabbè, quando il face reveal. Perché non lo faccio sempre, ma Dio, grazie per il giro. Ma guarda il cane ha fatto. Questo cane sta... Questo cane sta godendo. Gli ha risposto. Che poi ragazzi, sentite con quale convinto. Questo cane qui sa decisamente il fatto suo. Oggi ragazzi daremo un'occhiata dei video che se non fossero stati registrati nessuno ci avrebbe mai creduto. La mia prima esperienza del veder piovere da una parte e dall'altra no. Ma che figata.
Ragazzi, è capitato anche a me. È capitato anche a me una volta. Ero arrivato al bordo della nuvola, da una parte pioveva e dall'altra no. Veramente la nuvola di Fantozzi in questo caso. Mi era capitato. C'è il sole, c'è letteralmente il sole. Oh, ragazzi, devo dire la verità, una delle cose più fighe che c'è in natura, secondo me, è la pioggia con il sole. Per me è fighissima. A me piace un sacco la pioggia con il sole. Per me è stupenda come cosa. Lodi, questi 100 cire sono per te. Andre, daglieli a Lodi però. Va bene, grazie per le cire. Lisa, grazie per le 5, è troppo normale, Valentina. Secondo me è una figata incredibile la pioggia con il sole. Perché c'è il sole che ti tiene caldino e c'è la pioggia che ti rinfresca. Ma che cavolo? L'ho notato solo adesso, ragazzi. Ci sta una persona che stava passando là in mezzo, tipo confusa. Ma che cavolo sta succedendo? Una cosa però è sicura, sarei altrettanto confuso quanto lo è lui. Per favore, qualcuno mi dia un contesto per questo video. Per quale motivo c'è un cane? Scusa, è vero, perché c'è un cane su un cane. Lo sta cavalcando. Cane. E vi posso dire una cosa? Ha senso. No, ma perché c'è un cane su un cane? Anzi, vi dirò. Se pensate che un cane sopra un altro cane sia una cosa fuori dal normale, non avete ancora visto un cane sopra un elefante. Ma che cazzo? Comunque sto veramente invidiando quel cane. Cioè, ha letteralmente sbloccato il mount di livello 100. Quale sarà la prossima cosa che vedremo? Un cane sopra cosa? Una balena? Un pesce cane sopra una balena, già che ci siamo, no? Nobody's gonna know. They're gonna know. Andre, ma domani perché fai due live in un giorno? Perché domani gioco a GTRP il pomeriggio. Ah, è vero, tra l'altro, per chi è arrivato adesso, zio del tuono, grazie per la sub, non te la parlare, partito. Domani dalle 15.30 fino alle 19 gioco con la GTRP con Rubino. Poi dopo il tempo di mangiare una cosa e l'altra, e dopo alle 21 facciamo il resto della live. Che infame. Che infame questo. Abele e Caino da bambini. Sto ragazzino, mamma mia. Che poi se vedete è stato fatto proprio con una cattiveria. Lui si è alzato per fare questo. Poi si è tornato a dormire come se nulla fosse. Questa qui è la prova definitiva che i bambini sanno bene che cosa fanno. Quindi basta, non voglio più sentire tipo è un bambino. Lui lo sa e sta decisamente sfruttando questo fatto. Mia mamma è andata al KFC oggi e pensavo che il secchio di Pepsi. Che cazzo è il secchio di Pepsi? Fosse un errore. In che senso un secchio di Pepsi? Cos'è un secchio di Pepsi? Well, they ma che schifo! Ma che cazzo! This is the most American shit I've ever... Che cazzo è il secchio di Pepsi? Oddio, lo vorrei un sacco. Che poi già che ci siamo voglio per sempre rovinarvi il logo della KFC. Vedete tipo il nodino nero del colonnello Sanders? Quello l'ho sempre visto come le sue braccia e le gambe. Non so per quale motivo. È tipo un omino con una testa di pesca. Ma no, immaginatevi, vi arriva questo omino che vi porta un secchio di Pepsi. Bellissimo. Una pianta che si muove. È scomparsa. Ma come nei cartoni, c'è una talpa? C'è una talpa? Ma guarda come nei cartoni! Che figata, non li ho mai visti dal vivo! Che so, tipo, non è una talpa, come si chiamano sti cosi? Comunque io vi giuro, questa cosa l'ho vista soltanto nei cartoni animati. Anch'io, che, tipo, guarda! Le piante scomparissero in questo modo. Pensavo fosse per esagerare, non che accadesse davvero. Sono andato al negozio di animali oggi ed è successo questo. Hai registrato dei pesci. Suicidio. Per quale motivo ha preso la rincorsa e ha deciso di andarsene via? Il pesce ha detto direttamente fuck it, divento un animale terrestre adesso. Evolution time. Ma hai visto qua? Quanto è saltato in alto comunque. Non pensavo che riuscissero a prendere tutta questa Evolution rincorsa. Adesso finalmente capisco perché la gente ci va a mettere sopra quei pannelli per coprirle. In questo modo i pesci non escono, suppongo. Non lo so. Isn't that so sad? Le ha risposto. Beh sì, vi posso dire che se anche il cane arriva a dirvi che è triste, è probabilmente molto triste. Che comunque 4 nachos hanno 150 calorie, è un sacco. Ascolta il cane per favore, mangia qualcos'altro, Dio mio. Qualcuno mi può spiegare che cosa diamine sta succedendo in questo video? Perché tutto quanto è così rosso? Sembra che stiano letteralmente in un'altra dimensione. Che è tipo... Ma che è il sottosopra? Il sottosopra. Va bene. Veramente. POV sei andato avanti nel tempo. Che cazzo è? Perché è tutto così rosso?
quest'anno 2025, ecco che cosa succede. Ah, sai, una tempesta di sabbia, un tramonto col... Secondo me è un tramonto molto... È verso il tramonto con un'atmosfera ricca di sabbia. Il cielo diventa rosso, inizia a piovere sangue e fuoco... È Berserk dopo. Comunque. Diventa Berserk. Andiamo a decir, Sam! Shut up! Sì, effettivamente Tito. Ragazzi, questo grillo sa che poteva finire male. Sembra quasi tipo a scuola quando la prof vi richiamava, che tipo vi rimettevate a posto. Ok, sono bravo. Ha fatto la stessa cosa, ragazzi, ha richiuso le ali. Non ho mai fatto nulla. Ma che cazzo? Dai, bellissimo, voglio questo cane. 3 per 10, mentre va normale, Martino. Che boss. Sapete che bello quando trovate a caso dei video italiani ogni tanto? Questo video con la cintura poi è diventato 10 volte più bello perché è successo in Italia. In genere queste cose ve le aspettate negli Stati Uniti, non lo so, in posti del genere, no? E invece no, abbiamo i cani boss anche qui in Italia. Madame, grazie per i 7, l'altro è Martino. Quindi niente, in Inghilterra, ragazzi. Effettivamente col volante sulla destra poteva stare lì, no? Ho trovato un portafoglio a Los Angeles e non crederete mai di chi era. Di The Rock. Dai, The non Rock. È possibile, ma non no. È vero, ragazzi. Non ci credo mai nella vita. Che poi tra tutte le cose ha davanti proprio la patente. Parlando di... Ma no, it's dai, about impossibile. Drive. It's about power. Ok, basta. No, è prossima. Fake, non dimmi può che il essere. Tuo cane è un infame senza dirmi che il tuo cane è un infame. Ma gli ha spento! Gli ha spento l'Xbox, no! E poi ti si mette a guardare. Vorrei averlo questo cane, mi sta troppo simpatico. Lo odierei dopo i primi 5 minuti, però è un grande, a mani basse. Quando il cane vi spegne la TV e vi guarda dritto negli occhi, sapete che vuole una sfida. E provate soltanto a dirgli qualcosa. Scommetterò che ci metterà 2 secondi a farvi capire perché la sua razza si chiama Boxer. Android man, I swear to God, you can shove an entire knife in your phone and that host still turns on. Hello there. Look at that. Vinci, grazie per la Sam, non te la farà male, Valentino. Wow. Ok, ho un Android anch'io, devo provarci. 4 like, ragazzi, cazzo? Ci proviamo. Scherzo. Comunque, ho visto dei telefoni in condizioni pessime, ma questo qui le supera tutte. Che poi guardate quant'era lunga la lama, ragazzi, ma vi rendete conto? Non è che gli ha messo una punta. Uno dei cellulari più indistruttibili, anche se è scontato, comunque era il Nokia 3310. Merda, quel cellulare di tutto gli ho fatto. Di tutto non si rompeva mai. Era una roba assurda. Che io ce l'ho avuto il Nokia 3310 quando uscì, mi cascava, cadeva a pezzi, tu lo rimontavi e continuava a funzionare. Era incredibile, cazzo. Tina, questo è proprio un coso grosso così, eh. La vera domanda è come hai fatto. Però ci sta anche perché i componenti del Nokia 3310 erano i componenti dei Flintstones. Cioè non c'erano componenti sensibili come questi, eh. A farci finire una lama all'interno è stato per forza volontario. Non è che te l'hanno tirata addosso. Che cavolo hai fatto? What do you have? Why is your mouth making that noise? È palesemente un grillo in bocca. Why is your mouth making that noise? That has got to be uncomfortable. Drop it. Drop it. Che cosa? Release. Drop it. Drop it. Drop it. Drop it. Drop it. Leave it. È una cicala, non è. Il cane si era mangiato una cicala. È un grillo, oh mio Dio! Pensate a quella cicala che gli stava volando dentro la bocca, mamma mia! La vera domanda è come ha fatto ad acchiapparla e per quale motivo la stava tenendo in bocca comunque, non capisco. Guarda, assaggiava la lingua. Guarda, questo cane sapeva benissimo di aver fatto una cavolata, però non lo voleva ammettere. Un orso si è imbucato a casa mia alle 2 di mattina ed ha spaccato la porta in 2. Oh, eccolo! Vedete perché non dovreste avere le porte di legno? Vabbè, però effettivamente ci sta, c'era un incendio, quindi, ok. È bello come nonostante tutto l'orso sia confuso, comunque, tipo... Ups. Raga, questo non è un orso piccolo, Sono entrato nella casa di qualcuno. Comunque è veramente incredibile quanto siano deboli le case americane. Cioè, letteralmente potete dare un... No, zio, sono gli orsi che sono forti, non è che le case americane sono deboli. Sul muro e bucarlo, perché praticamente è tutto quanto cartongesso. Se è cartongesso, perché in genere manco quello, Calcolate che io da piccolo pensavo che si potessero effettivamente spaccare i muri così con i pugni, perché l'avevo visto in TV, no? Una volta ci ho provato perché ero tipo arrabbiato, ho fatto... Oh, mi sono spaccato la mano. È stata una pessima idea, mio Dio. Non lo rifarò mai più nella vita. If I wasn't recording, no one would... Believe me. Hey, what can I get for you tonight? Hi, how you doing? Is your ice cream machine working?
Yeah, we just got it fixed today. Awesome. Can I get 2 ice cream cones? Anything else? Oh, no, that'll be it. Thank you. Oh, the ice cream machine just broke. What? Ma come? Huh? Can I get you an apple pie instead? Ma come? Si è appena rotta. In teoria io so che le macchine dei gelati non funzionano, tra virgolette, perché non gli va di pulirle. Perché tipo ogni volta grazie per i 9, entrare a parlare palatino. Quindi suppongo che in questo caso ha detto: guarda, l'ho rotta io la macchinetta, basta. Non funziona, ciao. Oh, ok. Madonna mia, Mr. Satan che schiva Kid Buu. Oh, ok. Madonna con mia. Con quale probabilità non ha preso nessuno? Stava per fare una quadra kill. Ultra kill. Meno male che gli ha mancati tutti, sennò poteva finire molto male. Per me è ultra kill. Ma che figata. Ma che cosa è? Come? Ok, posso dirvi che sono veramente confuso. Perché questa bolla rimaneva ferma sul posto? Anzi, meno male che almeno è scoppiata. Perché se fosse rimasta lì sarebbe veramente creepy. Io ve lo dico ora che ci penso, che ci stiamo avvicinando sempre di più al mondo di Minecraft. L'acqua penso che molto probabilmente sia semplicemente per l'aria. Poi che smetterà di seguire una fisica. Che se ci pensate effettivamente già lo sta facendo. Tipo tutti i video della pioggia che da una... L'aria, è solo l'aria. Parte ci sono e dall'altra no. E ve lo dico, l'ultima cosa che manca è che sentiamo un... Le mie retine, Rat, per l'amor di Dio. Allora, dicevamo, sì, poi ho preso i gentleman come non li avete mai visti. Maxi Bon Classic è Maxi Bon. In Dota 2 non abbiamo quadra kill, abbiamo ultra kill e 5 kill, si chiama Rampage.